sugli insegnamenti e sul pensiero di Filippo Turati. Naturalmente sono passati 100 anni, ci sono realtà diverse, ma io non so se Filippo Turati, potendo tornare in quest'aula, sarebbe nelle condizioni di fare un discorso diverso da 100 anni fa per lo stato delle carceri, per lo stato della giustizia italiana, per lo squilibrio dei poteri che noi abbiamo determinato. Io questo proprio non lo so, anzi penso che Filippo Turati oggi sarebbe nella stessa difficoltà in grande parte di 100 anni fa. Grazie. La ringrazio, deputato Pizzolante. E adesso chiede di intervenire il deputato Daniele Farina. Prego. Grazie Presidente. Lei, signor Ministro, ha rivendicato il dialogo con tutti nello sforzo di riforma del territorio impervio di giustizia, e di questo sicuramente siamo testimoni. Dialogo e risultati poi a volte sono disgiunti. Ha parlato di un organismo sfibrato e terra di conflitto in passato, mi sembra di conflitto anche presente, ma è anche, diciamo, una terra di illegalità sostanziale, la giustizia, tale da aver aperto la strada a condanne intervenute nel tempo da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, condanne nei confronti del nostro Paese, e che sono queste solo attenuate in parte dai provvedimenti intervenuti nel corso di questa legislatura. E questo è il compito dell'opposizione, ovviamente, constatiamo che a fronte delle luci che lei ha provato a farci intravedere, constatiamo anche un po' di ombre, molte ombre. Tra queste il graduale aumento delle difficoltà di accesso del cittadino al servizio giustizia, realizzato direttamente questa difficoltà di accesso anche attraverso il vorticoso aumento dell'importo del contributo unificato o più indirettamente tramite la compressione delle tutele introdotte dalla cosiddetta legge Pinto, o di quelle garantite dall'Istituto del Patrocinio a spese dello Stato, a cui abbiamo assistito a poderose restrizioni e a qualche, diciamo, ampliamento, compensazione. Lei, signor Ministro, ha lavorato in questa sua relazione molto sui numeri. Ecco, i numeri hanno un peso. I nostri sono magari un po' invecchiati di quelli che fornisce oggi lei, anche in vista, immagino, dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione il prossimo 28 del mese corrente. Bene, noi abbiamo svariate centinaia, oltre 1000 sentenze di condanna, noi significa l'Italia, per violazione della Convenzione europea. La durata media di un procedimento civile è intorno ai 7 anni, la durata media di un procedimento penale sfiora i 5. I detenuti in attesa di giudizio rimangono intorno al 40%. Il debito maturato dallo Stato per la lentezza dei processi è anch'esso elevatissimo, centinaia di milioni di euro, quelli già pagati, alcune centinaia quelli ancora da pagare. E allora, se questi dati sono in miglioramento, noi siamo ovviamente i primi ad apprezzare, come apprezziamo la diminuzione della popolazione carceraria e il parallelo aumento delle misure alternative, che smentisce nei fatti, cioè sono le statistiche che ce lo dicono, l'ideologica credenza che a più carcere corrisponda più sicurezza. Questo smentisce coloro che ancora adesso e per tutta una legislatura ci hanno accompagnato con gli svuota carceri presunte, le amnistie presunte, gli indulti presunti. Non era nessuna di queste tre, ognuno dei provvedimenti che abbiamo approvato. E ci dà ragione, e ci danno ragione anche i fatti, le statistiche sul fatto che questa linea di condotta, che almeno fino a un certo punto della legislatura ha funzionato, dopo entreremo in un'altra discussione, produce essa sì più sicurezza rispetto a quelle precedenti che hanno il nome, diciamo, di una linea di pensiero ideologica molto cara al centrodestra e anche a coloro che non si collocano in questo Parlamento fra destra e sinistra. Ma molto ha potuto in questa direzione, cioè la deflazione delle carceri. Mi permetto,
anzi più ha potuto forse la sentenza della Corte Costituzionale del febbraio del 2014 sulle droghe, piuttosto che la politica, anche questo ce lo raccontano le statistiche. E se questi risultati, diciamo, embrionali ci sono, noi siamo convinti che molto più sarebbero essi stati, cioè i numeri molto più favorevoli sarebbero stati, se avessimo avuto, se il governo in primo luogo avesse avuto, e il Parlamento anche, un più deciso intervento intorno a quelle leggi inefficaci e criminogene che compongono larga parte dei reati e larga parte di quella popolazione detenuta. Mi riferisco ovviamente al testo unico sugli stupefacenti, la tristemente nota Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini, il testo unico sull'immigrazione, le modifiche al testo unico sull'immigrazione. Si poteva fare molto, molto di più. La legalizzazione, e sono venute timide risposte, la legalizzazione della cannabis, ad esempio, e dei suoi derivati è oggi all'attenzione di questo Parlamento per iniziativa parlamentare di 200 erotti coraggiosi deputati e di molti senatori nell'altro ramo del Parlamento, e sarebbe misura necessaria non solo a deflazionare ulteriormente il sovraffollamento carcerario, ma anche e soprattutto ad impostare una diversa politica relativa al consumo degli stupefacenti, con interventi principalmente preventivi rispetto a condotte nelle quali effettivamente è riscontrabile una ridotta pericolosità sociale e un potenziale ridotto danno individuale. E così, al di là della trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina, che è venuta a mancare, la rivedremo forse, avrebbe potuto questo reato essere del tutto espunto dal nostro ordinamento, in quanto è un contrasto con la Costituzione, punendo di fatto la persona, non in conseguenza del suo comportamento contrario alle norme, bensì per il mero trovarsi in una condizione personale di difetto di permesso di soggiorno. Così, come abbiamo visto, non è stato. Sulla prescrizione che lei ha citato, la riforma della prescrizione, noi abbiamo votato in maniera contraria e diciamo che fortunosamente è incagliata al Senato, poiché è questo un escamotage, la riforma della prescrizione, che consta in realtà di una mera dilatazione dei suoi tempi, destinata a sanare l'insostenibile lentezza della giustizia con l'effetto di allungare sensibilmente la durata dei processi, ma non invece, come dovrebbe essere, un intervento mirato ed efficace sulle tipologie di reati che maggiormente hanno mostrato criticità rispetto all'interesse dello Stato, e ovvero mi riferisco a quelli contro la pubblica amministrazione oppure contro l'ambiente. E che dire, visto che lei l'ha citato, io riprendo volentieri, il reato di tortura, questa sfuggente introduzione che ancora una volta dalla Camera, dopo tantissimi anni, un quarto di secolo di discussione parlamentare, è di nuovo fermo al Senato come in altre legislature e lì giace inerte. Io credo che manchi la volontà politica di introdurlo, ed è per questo, oltretutto, a fronte di fatti di cronaca che purtroppo si ripropongono con periodicità notevole, troppo frequente, Sinistra Italiana ha chiesto l'istituzione di un organismo parlamentare che monitorizzi con più attenzione, approfondisca la diffusione e eventualmente la sistematicità di determinati comportamenti che la cronaca, ripeto, ci segnala. Ecco, signor Ministro, quindi noi abbiamo preso i numeri, li abbiamo provati in questo breve tempo della sua relazione a disossare, lo diciamo faremo maggiormente, e come l'ho detto, noi abbiamo apprezzato il dialogo, abbiamo apprezzato nella prima parte di questa legislatura i provvedimenti, poi abbiamo avuto un po' l'impressione che le correnti securitarie presenti in questo Parlamento e anche nel governo in qualche modo riprendessero il sopravvento. Speriamo di sbagliare, seguiremo passo a passo, perché un cambio culturale in materia di giustizia è necessario, perché le culture politiche applicate alla materia negli scorsi decenni dai governi che l'hanno preceduta, e in parte anche da questo,
hanno dimostrato tutta la loro fallacità e inefficacia. E duole che ancora ci sia chi in quest'Aula continua ad invocarle come sanatorio dei problemi di giustizia. Grazie. Ringrazio deputato Farina. Adesso chiede di intervenire la deputata Pia Locatelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Signor Ministro, la ringraziamo telegraficamente, perché ho due minuti, per la sua ricca comunicazione, della quale ho apprezzato alcune cose e ne voglio citare due. Il riferimento a Filippo Turati, padre del socialismo italiano ed europeo, fu tra i primi a parlare di Stati Uniti d'Europa, e per i ripetuti riferimenti al tema della parità di genere. Lei ben sa che mi sta a cuore. Diamo atto al Governo di aver avviato un cammino di riforme volto a colmare gli enormi ritardi e le gravi carenze della giustizia italiana, con l'obiettivo di recuperare efficienza, senza la quale è difficile fare azioni di cura della Repubblica. Lei ha usato questa bella espressione. Siamo sulla strada giusta per quanto riguarda l'eliminazione del carcere per alcuni reati e l'uso di pene alternative, che negli ultimi due anni sono aumentati del 100%, portando ad una riduzione del numero dei detenuti nelle nostre, secondo noi, ancora